Voi lo sa che siete amici di lunga data nella scuola professionale Gallus, di cui sono la direttrice, sono Paola Vissana. Vi saluto e vi accolgo anche voi di Diego Montrone, che in questo momento non c'è, non ha potuto presenziare per un impegno urgente. La vita sa essere dura, abbiamo avuto 2 anni di pandemia, adesso ci sono 20 di guerra. E noi da 30 anni ci chiediamo, soprattutto poi in questi ultimi 2 anni, come facciamo a stare in piedi? E ci rispondiamo in questo modo: riusciamo a stare in piedi quando ci aiutiamo e ci sorreggiamo con uno sguardo di speranza, quella speranza resa bene da Abel, poeta saggista cieco, no? Che dice, i nostri ragazzi lo sanno, la speranza non è la convinzione che tutto andrà bene, ma la certezza che c'è, mi dire, un positivo, che c'è comunque un bene, indipendentemente, cioè, ma quando ci riusciamo, quando abbiamo questo sguardo, quando ci aiutiamo in questo modo, nascono cose straordinarie, straordinarie come alcune lettere, che poi verranno lette in occasione della presentazione del libro, straordinarie come il libro, come amicizie che ci tirano dentro, e straordinarie come tutti quei momenti, che sono tanti, in cui ci accorgiamo che se si parla al cuore dei ragazzi, i ragazzi ci sono. I ragazzi rispondono. Quindi io voglio ringraziare innanzitutto i miei direttori e i miei docenti perché non mollano. Ringrazio Guido Mezzera, che ci ha tirato dentro e mi ha detto sì, e poi da sì poi partono cose belle. Ringrazio tutti voi, amici, che tutte le volte che si prova a convocare ci siete, perché amate come noi la bellezza e il vero e ci aiutate anche in questi momenti. E quindi sono anche orgogliosa di lasciare la parola al moderatore di questa avventura, che è Enrico Castelli, che ci aiuta in questo pomeriggio. Grazie. Ne sentiremo alcune. La prima è niente poco.
venire al tavolo là. Che cosa porta questa mia prego? E naufragarmi dolce in questo mare. Dal sognatore @quartogiaro.qui a giacomo.leo@ermocolle.rec. Caro Giacomo, questa mattina a scuola la prof Nicoletta ci ha letto una delle così più note, tanto famosa che io proprio non l'ho mai sentita, come quando mi dicono che il brano Yesterday ha fatto la storia della musica, ma della musica che chi dico io? Comunque, quando l'ha letta non ci ho capito nulla. Ma poi, quando ha tentato di spiegarla meglio, di farcela capire, una cosa mi è venuta in mente e mi ha fatto pensare. Già questa cosa mi sembra notevole, ma adesso anche di più. Infatti, dopo aver letto la poesia, che già era abbastanza, ci ha pure letto un'altra cosa prima di aver scritto un poesia di prima. Dico prima della poesia. Me lo sono scritto, anzi, la verità la propria ci ha portato. Io te la scrivo, se per questo la fossi scordata. Alle volte l'anima desidera una veduta ristretta e confinata. La cagione, ci deve essere un errore di stampa perché devi scrivere ragione e non cagione, è desiderio dell'infinito, perché allora il luogo della vista lavora l'immaginazione e il fantastico sottenta al reale. L'anima si immagina quello che non vede e si vive cose che non potrebbe. Se la sua vista si estendesse dappertutto, perché il reale scuderebbe l'immaginario. A parte che il concetto mi pare un po' fumoso, ma una cosa credo della verità, perché è capitata anche a me. Proprio quando eravamo tutti chiusi in casa per sto Covid che ci hanno andati proprio per qualche mese. Pure a me mi capitava di guardare la finestra di camera mia trasgredito sul letto e vederci dentro il campetto di calcetto. E un'altra volta la spiaggia di Pinarella, quando c'erano con mamma e i miei fratelli. Oppure il giardinetto di tua casa, dove ci ho baciato la carne. Poi mi alzavo e passando guardavo fuori dal vetro ed era tutta un'altra cosa. Il palazzo davanti non si era spostato, nemmeno verniciato, nemmeno si era aggiustata la scaglia che svevo sul terrazzo della vecchia signora. E sì, quel che si vedeva dalla mia finestra non è proprio un bello sguardo sul mondo, perché se il mondo è questo, allora è meglio dormire tutto il giorno. E allora mi sto rimanendo sul letto, guardo il vetro alla finestra e vedo in trasparenza uno specchio di mare. La luna riflessa, una barca che scivola nella corrente e seduta una bellissima fanciulla che felice mi sorride. Io rimango immobile a guardarla e in naufragare mi dolce questo mare. Trasformati in un tutto indistinto.
E allora il fatto di recuperare, di ricominciare uno per uno, ciascuno con le proprie fatiche, le proprie energie, le proprie aspirazioni, i propri sogni, la propria visione anche un po' di quella che ciascuno vorrà essere, la propria vita, ecco, io credo che questo sia il momento in cui ci guardiamo indietro, ma soprattutto ci guardiamo avanti. E quindi più che, diciamo, l'idea del naufragio, un po' il cullarsi in qualche cosa che ti, come dire, in qualche modo allevia, ecco, io penso che oggi abbiamo bisogno di tornare agli abbracci, in quella capacità di far sentire che non siamo da soli. Saranno inizialmente abbracci virtuali, ma credo che, lo vedevo prima, penso troverete le parole per ricordare Laura, insomma l'abbraccio che oggi questa scuola, questa comunità dà a uno dei suoi membri, alla sua famiglia, sia il modo più bello di far sentire quell'energia che serve per guardare avanti. E in un tempo in cui ci chiedono tutti, ma cosa bisogna fare con i giovani? No? L'urgenza che oggi è sicuramente sul tavolo di tutti, no? Qualcuno parlava di una necessità anche di riappropriarci di una capacità anche di essere educatori e quindi non di guardare che cosa accade, ma di riuscire a incidere in maniera positiva. Io credo che siate stati vicini a questi ragazzi anche con questo filo rosso delle lettere, no? Questo riuscire anche a cogliere le emozioni, che spesso è difficile che trovino una forma. Ecco, oggi lo facciamo e dobbiamo farlo anche fuori dal tempo del Covid, che non è definitivamente passato evidentemente, ma se una volta ci dicevamo non andrà tutto bene, usciremo migliori, non è che proprio noi ci avevamo preso, però sicuramente oggi abbiamo una consapevolezza in più e credo che in questa città ci sia tanto bisogno di riuscire a mettere al centro l'individualità di ciascuno. Chiudo con quello, ripasso la parola. Stava l'apertura dei laboratori dello Human Technopole, ci sono tutta una serie di laboratori che si occupano del genoma, della medicina predittiva, della biologia e della possibilità di migliorare anche quelle che sono le cure. E il direttore dello Human Technopole ha fatto un ragionamento dicendo: beh, noi come umani più o meno siamo tutti uguali dal punto di vista genetico, ovviamente c'è una mappatura che insomma è per una piccola parte che ci si diversifica, eppure quella piccola parte fa sì che ciascuno di noi sia un universo, un mondo, ciascuno di noi abbia la sua specialità, la sua originalità e il suo posto nelle cose. Ecco, io credo che questo sia un po' anche il compito che dobbiamo avere, rivolgerci a voi che siete giovani senza pensare che siate un male distinto, ma che ciascuno di voi sia una persona che porta una bellezza, una fragilità, un'esigenza, un bisogno, un'individualità. E la Milano che vogliamo deve essere una Milano plurale, capace di trovare uno spazio per tutti e per ciascuno. Questi mesi mi hanno comunque cambiato tanto,
in modo positivo. Non do per scontato nemmeno un piccolo gesto di affetto che prima giudicavo ripetitivo e quasi inutile. Ora so dare più valore a chi mi sta attorno. Ho imparato a non paragonare nessuno a nessun altro. Ho imparato a voler bene davvero, a metterci tutta me stessa per dimostrare quanto io tenga a chi mi sta attorno. Ho affrontato cose più grandi di me, che non avrei mai pensato di riuscire a fare. Ho cercato in tutti i modi di essere forte, mentre attorno avevo mamma, mia sorella e mio nonno malati di Covid, che stavano sempre peggio. Vedevo mio nonno diventare sempre più come uno scheletro, rifiutandosi di mangiare e di prendere le sue pastiglie. Vedevo mia sorella in difficoltà con i due figli, che non riusciva a gestire perché era troppo debole. Vedevo mia nonna abbattersi per come il nonno non reagiva a ciò che gli stava succedendo. E infine mi arriva la notizia che il mio migliore amico, che da anni lottava contro una malattia al cuore, non ce l'ha fatta. Un momento davvero doloroso per me, che non riuscivo a superare. Poi un giorno, scorrendo l'immagine nella galleria del mio telefono, ho ritrovato la sua ultima foto. Lui sorrideva, a conferma di ciò che mi dice sempre, che mi diceva sempre. La vita è ora, non sprecare il tuo tempo, perché è prezioso. In quel momento ho deciso che quello sarebbe stato un motivo per il quale io sarei andata avanti. Così, da quel giorno, ho cercato di dare il meglio di me, anche se non sempre ci sono riuscita. Ad oggi, posso dire che ho imparato una cosa. Un piccolo gesto di affetto può valere una vita intera. Sei stato privato di quella bellezza che hai percepito, per esempio, nei brani letterari.
e tu ne hai bisogno. È la percezione di una mancanza che esiste solo nelle persone grandi, che in questi ragazzi è presente. Infatti diventa la capacità di rendere il fantasioso, mi viene in mente Alice del Paese delle Meraviglie, gli oggetti che hai intorno, ci sono delle email che sono dedicate alla bicicletta rossa, alla tratta della palestra, all'ebook, al diario, persino agli scalini della Torre Eiffel. Tu fai rendere vivi questi oggetti, quasi, oppure viene in mente fantasia di Walt Disney, e loro le rendono vivi, o Pinocchio, tu rendi vivi gli oggetti che hai intorno, perché questo desiderio di umanità lo trasformi alle cose che hai intorno, che sono in qualche modo dei compagni di viaggio che ha. E allora qui arriva dall'altra parte, quindi insieme agli oggetti che è intorno, la capacità di percepire il dolore di quelli lontani, che sono i miei dedicati alla Siria, alle persone che sono dove arrivano i talebani a Kabul, all'umanità, alla popolazione mondiale. Tu senti il loro dolore, il tuo dolore, e questo guardate che è una cosa grande, perché di solito in un mondo come siamo, egoista, tu per individualista, tu non sei in grado di percepire neanche il dolore di quelli che hai intorno. Quando si sente, come in questi giorni per l'Ucraina, che il dolore di quelli è il tuo dolore, vuol dire che sei stato educato a una cosa grande, hai avuto una scuola in cui ti hanno insegnato il tuo mestiere, ma il tuo mestiere è come qualcosa per il mondo. E allora arriviamo all'ultimo tipo di email, che sono quelli della pandemia. Non sono solo le solite email di chi dice semplicemente io sono stato nel lontano un altro, pensate che sono email, alcune dedicate ai morti, sono il dialogo con quelli che sono morti, come in questo caso, o all'infermiere, o solo a quello che è in cielo. È la percezione del male che è stato, della malattia, ma non del male per sé solo, ma del male per il mondo. Allora io da queste osservazioni cosa dico? Qui c'è stata un'educazione. In questa scuola c'è un'educazione, vuol dire che la persona che impara, che so da altre fonti, che impara che trova un lavoro subito, non è stata semplicemente messa di fronte alle cose pratiche, ma è stata educata al vero, al vero, al giusto, al nuovo, da cui nasce la percezione del dolore. Guardate che la percezione del dolore non esiste in chi non ha la percezione del bene. C'è il fastidio, c'è il male, c'è l'egoistico pensiero che non sia posto, ma non si ha l'idea del dolore. Il dolore è legato alla bellezza. E allora devo dire, ma perché una scuola del genere è stata fatta così? Perché guardate, perché per fare un mestiere, che è la forza dell'Italia, perché il mestiere è il nesso tra il cervello, il cuore e l'oggetto. E le mani. E mettere insieme il cervello e le mani è una cosa grande, perché come dire, di solito si distingue. Per fare un mestiere ci vuole poesia, per fare un mestiere bisogna essere un poeta, per fare il mestiere che si impara qui bisogna avere una fantasia, perché il mestiere che ha reso grande l'Italia, che è proprio il nesso per una questione pratica, è la fantasia, la creatività. Noi siamo i migliori per il bello nel mondo, il bello del mobile, il bello del cibo, il bello del vestito. Per fare questo bisogna avere fantasia, non basta saper tagliare un tessuto, mettere insieme degli ingredienti, segare un legno. Bisogna avere fantasia, bisogna avere la stessa fantasia per cui un
mestiere per ritenere l'Italia a livello di quello che è, per rilanciarla, per renderla capace di dare il suo contributo nel mondo, ci vogliono persone. Persone che poi sapranno lavorare, ma essere delle persone anche fuori, affrontando, come si vede qui, anche le difficoltà della vita, senza esserne distrutti, ma essendo colpiti, e quindi potendo costruire un futuro per loro per quale già tutto. E da lontano sapere dei nonni di una ragazza che erano malati
e che poi sono morti, di una zia portata via dall'ambulanza all'improvviso nella notte e mai più tornata, e di un altro nonno strappato alla mia bottiglia. Stare tutto il giorno collegata in DAD per fare sentire ai ragazzi la mia vicinanza, per disegnare e creare gioielli con qualsiasi materiale di riciclo, per dire che la loro scuola c'era, che loro erano importanti e non potevamo lasciarli soli. Ho amato a modo mio quelle ore a creare gioielli davanti ad un video, con pochi occhi vigili che ti cercano e le voci che rispondono robotiche all'appello. Non voglio che ci sia più un giorno senza laboratorio per i miei studenti. Lotterò per tenerlo sempre aperto perché, come ha detto una mia studentessa, quando lavoriamo il lavoro ci porta via pensieri sbagliati e pensiamo solo alle cose belle che facciamo e quello che facciamo ci entra dentro e fa bene anche noi. Vedo l'uscita dalla pandemia, la fine di questo tempo martoriato, come un laboratorio bello e attrezzato, sempre aperto, rifornito di metalli e pietre preziose, pronto ad accogliere gli artigiani e gli artisti di domani. Vedo te, Banco, come l'astronave dell'astronauta, come la tavola del surfista, come la bicicletta del ciclista, come la scala che raggiunge le stelle del desiderio di ogni ragazzo e ragazza, fino lassù in cielo. Quindi perché abbiamo partecipato? Perché ci sembrava che rispondesse a un bisogno che avevamo in quel momento, no?
sostenerla. Sicuramente ci siamo accorti che ci sono alcune cose importanti, anche quelle che prima davamo per scontate, e una di queste è proprio la scuola. La scuola che non è solamente il contenitore delle nozioni, ma è il luogo delle relazioni, della crescita, della donata casale che ci sta aiutando nell'accoglienza perché è abituata a gestire gli eventi. Ringrazio l'arricchimento del MIC, il Museo Interattivo del Cinema, i nostri partner sulle attività culturali che sono qua. A partire da cosa? Dal fatto che riconosciamo di avere quella crepa. Adesso dirò una cosa che farà piangere di più la mamma di Laura. L'ultimo giovedì di ottobre noi siamo andati al cinema a vedere il Refettorio Ambrosiano Miracolo Milano con la quarta ora, piccolo cinema qua vicino. E io vicino a Laura, sua mamma, ci tenevamo la mano e vedendo il film i compagni hanno fatto un commento. Uno dei ragazzi ha detto, alla fine c'era un dibattito guidato dal direttore della sala cinema, in questo film si vede una speranza grande. È stato un po' il tema di quel giorno. Io sono andata a casa e siccome Laura mi aveva mandato delle domande che noi ci disseggiavamo sempre, sua mamma lo sa, rispetto a questo discorso della speranza, sono andata a ricercarmi, perché ho citato lì davanti a loro a braccio, la crepa, l'anello che non tiene, il buco nella rete, un montale, per dire quello che non ci torna, perché mi facevano proprio questi prof. Quella roba che uno ha qua, che quel film evidentemente sottolinea anche, ma che in particolare in quella classe e in quel momento. E da lì appunto, come dire, per stare di fronte a quella crepa, e non c'è un modo per stare di fronte se non accettare la domanda, l'unica cosa umana che possiamo fare, non abbiamo soluzioni, non perché noi siamo grandi abbiamo le risposte o siamo immuni al dolore, abbiamo pensato di fare insieme questa cosa, di affrontare insieme guardandola così e di provare anche a rispondere in questo modo a quello che stava succedendo. Quindi non so se ho risposto, però ecco, direi che siamo stati di fronte così, insieme. Ringrazio di questo tutti i professori che sono qua, sicuramente questo è un lavoro di squadra, cioè non è un lavoro solitario, è un lavoro di squadra. E quando mi chiedono, come tanti di voi adesso, come faccio a fare queste cose, io rispondo grazie al prof. Pierno, grazie al prof. Mezzera, grazie al prof. Arminelli, cioè grazie alla squadra che c'è. Altrimenti non sarebbe possibile, e grazie appunto a una scuola che ti consente di guardare così le cose. Grazie. È intitolata Il virus della felicità. Veramente della verità. Era lo speech. Sembra un po' esagerato. Scusate, i due ragazzi che hanno letto la terza ora fieco a scuola, quindi stamattina erano qua tranquilli. Le due ragazze invece, Matilde, adesso arriva Jasmine, sono corse dal lavoro, quindi Matilde che ha letto prima non ci ha raggiunti da Clam, che sta facendo lo standard bravissimo, e adesso arriva Jasmine. Vorrei sbagliarmi il posto, correggetemi, Gelsomina. Ho detto giusto? Ok, ho detto giusto la pasticceria, grazie. Posso sbagliare? Il virus della verità. Cara Jasmine, questo che stiamo vivendo è sicuramente il periodo più strano e lento che potessimo immaginare. Io non avrei mai detto che abbracciare qualcuno potesse essere così complicato, che viaggiare per il mondo sarebbe stato difficile, pericoloso. Siamo una generazione spinta, che prima della quarantena non dava importanza alle piccole cose. Come per esempio fare una passeggiata, tenere l'erba che sta dietro le dita, o semplicemente vedere e sentire le onde del mare. Eravamo superficiali, sempre attaccati al telefono, sperando di arrivare a cercare quello che su Instagram, per sentirci importanti, ma importanti per chi? Abbiamo iniziato a sentire la serenità quando le nostre foto ricevevano molti commenti, quando invece potevamo trovarle in una semplice giornata di sole all'aria aperta. Che cosa è accaduto? Che cosa è successo a noi, alle nostre vite? E forse non mi rendo ancora conto di che cosa ha travolto il mondo all'improvviso cambiandolo per sempre. Mi piace definire il Covid-19 come il virus della verità, perché come tutte le grandi tragedie ha fatto emergere la vera essenza di tutti noi, nel bene e nel male. Tutto riparte, la natura ha ripreso il possesso dei colori, i fiori popolano gli alberi più maestosi in
La vita insegna, Antonio. E allora è arrivato il momento di vivere, di amare, di correre e di non rimandare, di recuperare, di sentirsi meglio, di gridare al mondo, sono ancora qui, sono pronta a combattere, superare gli ostacoli. Mettimi alla prova perché, nonostante tutto, riuscirò a trovare una soluzione. Fotografia con la capacità di firmare, di fissare un istante
tu puoi immaginare quello che c'è prima e quello che c'è dopo, non lo vedi, lo pensi, lo puoi ipotizzare, però in quell'istante lì della fotografia c'è tutto, ci può essere tutto il significato di quello che viene prima e quello che viene dopo. Io volevo chiedere a Giuliana Moroni, che è l'autrice delle fotografie che accompagnano le mail, se ci può raccontare brevemente, naturalmente perché siamo in conclusione, no, rispetto a parlando, se ci può raccontare come ha scelto, come ha fatto ad accompagnare ad un mail una fotografia, perché sono fotografie di rara capacità di, come dire, di estrapolare il significato. Prego. Dunque, ma innanzitutto volevo dire che ogni foto che facciamo evoca un sentimento, evoca un affetto, evoca qualcosa. Insomma, noi facciamo la foto a un figlio perché vogliamo ricordare quel momento lì, facciamo la foto a un tramonto perché ci emoziona, a una cosa brutta perché ci fa pensare. E quindi ogni foto ha un suo significato. Quando mi sono trovata tra le mani le mie dei ragazzi, è stato come leggere la foto di un fotografo anonimo. Quindi, e ho letto una alla volta, altre le ho lette anche 4-5 volte per capire sotto le parole cosa c'era. Perché non sempre le parole chiarissimo, ma sotto le parole c'è il sentimento che il ragazzo può esprimere. A questo punto, con il mio sentimento, con quello dei ragazzi, ho fatto questa giunzione fra lo scritto e la foto. Però adesso lo scopo del fotografo è quello di scoprire se hai fatto gli abbinamenti giusti. Quindi il ritorno di queste foto ci sarà quando voi le leggerete, se leggendo la mail e vedendo la fotografia ci sarà lo stesso riscontro, cioè se vedete una foto, è proprio quello che dice la mail. E quindi direi che il mio lavoro sarà stato svolto bene se voi avrete questo riscontro alla fine della lettura del libro. E se me lo farete sapere, mi farà anche piacere. Era un dolore che mi aiutava ad andare al fondo della questione. Per cui
facendo qualcosa che vi garantisco non viene istintivamente a chi scrive, ho proprio capito che avrei dovuto fare non uno, ma un centinaio di passi indietro, e che la cosa più significativa che avrei potuto fare era quella proprio di ascoltare loro, le loro domande, e perché queste erano poi in fondo, guarda caso, quelle che avevo dentro anche io. Quindi è nata così, questo libro è nato così, si è imposto. Si è imposto un libro, un ebook, perché il segno era stato tracciato in maniera evidente. Sarebbe stato un clamoroso tradimento da parte mia non rendermi conto fino in fondo di che significato avesse questa cosa. E come sempre diceva Giorgio, le idee sono molto diverse, poi io le ho ricevute grazie al lavoro intenso dei professori, solo un centinaio delle quasi 700, e per esempio mi sono reso conto che la figura più autorevole per questi ragazzi dal punto di vista familiare è il nonno o la nonna. Essendo nonno di 5 nipoti mi sono sentito molto ben accompagnato di questa cosa, ma questo è stato un elemento per esempio inizialmente molto significativo, e poi da lì come dire, è stato un approfondimento sempre più importante, tanto che questo rapporto, che è stato un rapporto a distanza per ovvie ragioni, perché facciamo cose diverse, per quello che potete immaginare anche da questo punto di vista, questo rapporto si è consolidato sempre di più nella lettura di queste mail, nello scambio anche con Nicoletta, spesso e volentieri tra le 7:30 di sera e le 8 quando non sono le 22, le 23, perché lei mi raccontava chi aveva scritto queste cose, io non le conoscevo queste persone direttamente, e quindi è nato questo libro. Io mi sono permesso di aggiungere qualche commento, ma perché il commento sottolineasse la cosa che mi aveva molto colpito di quello che avevo letto, non avevo da aggiungere evidentemente altro. Abbiamo fatto per il primo ebook, come ho fatto con altri amici per questo primo ebook, che abbiamo realizzato uno spettacolo. Questo spettacolo l'abbiamo portato nelle piazze, a Piacenza, a Palazzo Farnese, nel cortile di Palazzo Farnese, nel comune di Milano, in un angolo di Milano, l'abbiamo fatto a Varese, in piazza, perché è uno spettacolo che porta in scena la gente, quella che è giù dal palco. Quindi uno spettacolo in piazza. Anche da questo libro vorremmo fare una cosa di questo genere. Vorremmo raccontare queste email in maniera accompagnata dalla musica, accompagnata dalle immagini e quant'altro, ma nelle piazze dove ci inviteranno a fare questa cosa. Questa è la prima delle due cose che faremo, e quindi quando il tempo ci concederà di poter fare uno spettacolo in piazza, ci troverete, da qualche parte ci troverete sicuramente. Non approfitto evidentemente della presenza del vice sindaco per chiedere già quale piazza, ma un sassolino io l'ho buttato. Vorremmo a Milano innanzitutto proprio qui dove c'è la Gardus, ma fuori dalla Gardus, come diceva molto bene il vice sindaco nel primo intervento, vogliamo andare fuori, non vogliamo parlare a noi stessi, vogliamo raccontare questa cosa fuori. La seconda cosa è che noi di questo ebook, ma soprattutto di questi email, faremo una mostra in occasione del meeting di Rimini dal 20 al 25 di agosto. Questo per noi è stato un segno, per me particolarmente, ma non solo per me, per Nicoletti, per tutti noi, anche per tutti i ragazzi, un grande segno di accoglienza di questa esperienza che noi abbiamo fatto scrivendo insieme questo libro. Il meeting di Rimini è un'occasione molto significativa, perché è un luogo dove la parola incontro, la parola significato, la parola amicizia hanno sempre trovato, come dire, lo spazio più grande che ci possa essere. E quindi il fatto che il meeting abbia, come dire, volentieri, devo usare questo avverbio perché è molto significativo, scelto di ospitare una mostra di questo genere, è veramente un fatto molto molto importante. Il presidente del meeting, telefonandomi, Berto Scholz, mi ha detto: siamo contenti di fare questa mostra perché vorremmo che tutti i ragazzi che arriveranno a Rimini durante il meeting di Rimini possano trovare un luogo che parli di loro, con loro, a loro. Questa mostra sarà un percorso
da una mail all'altra, non ci saranno altre cose, e vorremmo che fosse proprio una cosa di questo genere. Queste sono le due cose che ci saranno e che seguiranno il libro. Ho già detto, per me è stata un'esperienza grandiosa quella che abbiamo fatto insieme. Alla mia età, sono tanti anni, non ho mai percepito un'opportunità così grande per imparare da qualcuno che fosse più giovane di me. Ho imparato veramente tantissime cose. E se posso, vi cito una frase che ho riportato nell'introduzione del libro, che dice esattamente la percezione che io ho avuto facendo questo lavoro con voi ragazzi. Questa è una frase di Tolkien, pronunciata da un grande saggio che si chiama Gandalf, e che dice proprio così: il mondo è davvero pieno di pericoli e vi sono molti posti oscuri, ma si trovano ancora delle cose belle, quello che diceva Giorgio, e nonostante che l'amore sia ovunque mescolato al dolore, esso cresce forse più forte. Io ho visto in tutte queste mail, quelle pubblicate, quelle non pubblicate, questa cosa pronunciata da questa frase. E perdonatemi, mi prendo questa libertà, vorrei finire il mio intervento leggendovi la mail di Laura. Mi alzo in piedi, mi metto dove si sono messi gli altri ragazzi a leggere. Lunedì 1 novembre. Da voglia di normalità @speranza.com a simbolo snervante @lattesaodiosa.com. Caro snervante, che giusto soprannome che ti hanno dato. Fa proprio il caso tuo e rispecchia quello che purtroppo fai passare ai pazienti e ai parenti di questi pazienti. Essendo tu un odioso, scomodo, privo di colore, di vita, di vivacità e allegria, monotono letto di ospedale, chissà quante persone ti avranno utilizzato trascorrendo il loro tempo prezioso nella snervante attesa del proprio destino, di quello che sarebbe potuto accadere da lì a poco. Se il futuro avrebbe concesso a queste vite di continuare il proprio cammino o di giungere ad una fine troppo repentina, magari venendola a sapere sdraiati proprio lì, sulle tue lenzuola, sul tuo materasso e sulle tue mobile, proprio davvero snervante. Spero che in un momento di pausa, quando magari per un breve periodo tu non sei stato utilizzato, ti abbiano cambiato il tuo reparto, anche per una questione di rispetto di chi ti ha dovuto usare. Sei stato un passaggio snervante di molte persone. Molta gente non ti ha sopportato. Chissà quanti pensieri, incubi, sogni, speranze, voglie, desideri saranno passati per la testa delle vittime che ospitavi. Anche se brutto, sei stato comunque un sostegno per alcune persone, per alcune vite, li hai tenuti a riposo, protetti da qualsiasi sforzo, molto bisognosi di cure, che comunque ti avranno odiato, persone che ti avranno odiato. Un odio addirittura più grande della percezione di essere curati e sostenuti da quegli eroi, quegli infermieri, mentre si prodigavano per la vita di tutti. Questo è tutto quello che si può dire a un letto di ospedale. Forse anch'io non ti avrei sopportato. Ringrazio di non saperlo dire. Io ho aggiunto, e fa parte della storia, lunedì 1 novembre, festa dei santi. È ormai sera quando arriva la mail, impossibile, certo, drammatica, di più. La scrive un'anima giovane che ha già sofferto il dolore di un corpo di vecchio martoriato. La giornata già volge al crepuscolo. La speranza attende il giorno che viene. Domani la festa è per altri, la tua è oggi.
Camuzzo, Massoli Cardini, la Preside, Falene, Giuliano Maroni, Pino Rivera, tutti voi per aver seguito con le lezioso silenzio, la sua faccia la respirata. Il silenzio è stato la cosa del momento di oggi, oltre che parole. Vi auguro buona giornata di proseguire questo, per tornare alla fine del vostro posto. Grazie ancora.